Un appuntamento in collaborazione con... Amici telespettatori, benvenuti alla 24esima puntata della 17esima stagione di Domenica Gol, una puntata importantissima anche perché è l'ultima di questa stagione, ma è densa di eventi, ospiti e chi più ne ha più ne metta. Come sapete voi potete contattarci al numero 366-2345-070, è qui che vogliamo i vostri WhatsApp e tutte le informazioni che settimanalmente ci avete mandato da ottobre scorso fino ad oggi, oppure telefonarci allo 0967-521675. E soprattutto avrete la possibilità di parlare con lui, l'opinionista della nostra trasmissione. Buonasera Fausto Varano. Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Benvenuti all'ultima puntata di questa 17esima stagione, ma noi speriamo che ce ne possano essere ancora altre. E quindi il tema di stasera è chiaramente se è più bello il maglioncino di Fabio o di Fausto o il mio, perché sono due colori che abbiamo studiato con i nostri curatori di outfit. Buonasera a una squadra vincente, una squadra che ha fatto quello che aveva promesso, una squadra che è venuta qui da noi cortesemente stasera a festeggiare. Buonasera alla Serrese e innanzitutto buonasera a Giuseppe Pisani, difensore della Serrese. Buonasera. Poi abbiamo stasera anche il lato politico, Francesco De Caria, assessore a Serra, e buonasera assessore, buonasera. Poi vedremo che non è soltanto assessore ma ama il calcio. E poi c'è lui, l'uomo, il bomber, quello che segna quanto Messi e Ronaldo messi insieme, Michele Zaffino, attaccante della Serrese. Buonasera Michele. E leggermente emozionato ma pronto lì col suo gelato, Bruno Bertucci, difensore della Serrese. Oltre poi a tanti amici che sono in regia con Sasa Iapello, Anton Luca Franco, Antonio Siciliano e tutti quelli che costituiscono la struttura, l'ossatura della nostra trasmissione, tanti amici appunto venuti dal Serra che poi saluteremo. A questo punto subito un giro di impressioni partendo da Giuseppe. Giuseppe, quando siete venuti da noi non avevate vinto, oggi avete vinto. Sono ancora più grandi gli studi di Soverato Rubra qui allo studio 65? No, sono sempre gli stessi. Ma voi no, voi avete vinto. Sì, abbiamo vinto. Infatti l'ultima volta che siamo venuti qua vi avevo detto che i conti li facciamo alla fine. Poi alla fine il campo ci ha dato ragione. E siamo riusciti a portare a casa quello che ci era di nostra competenza. E credo che ce lo siamo meritati. E approfondiremo per tutta la serata, oltre chiaramente a darvi i risultati di playoff, play out e tutto quello che è successo oggi. Assessore, il lato politico è importante, una società di calcio deve avere anche una amministrazione che la sorregga. È così a Serra? Indubbiamente, ritengo che qualsiasi organismo sportivo, qualsiasi organismo sociale debba necessariamente avere sia il supporto morale che istituzionale di quelli che sono gli organismi legati alla gestione della cosa pubblica. Ed anche un po' economico. Certo, ma economico e tutto ciò che è intorno ad una squadra soprattutto. Io sono stato nominato da circa un mese e mezzo, da subito mi sono messo a disposizione di questa società che attualmente rappresenta il calcio a Serra San Bruno e ha una storia che... parte da lontano. Eh sì, è una tradizione. Invece a Michele Zaffino, come sono stati gli ultimi gol della Serrese? Sempre targati Zaffino? No, abbiamo contribuito un po' tutti a questa magnifica risalita, perché come avevamo promesso, alla fine, come ha detto Pisani, considerano la fine. E quindi cioè, dal primo all'ultimo sono stati tutto Marco. Avete verso la fine, Michele, mi pare che vi siete fermati un po' come gol, perché andavate a 6, 7, 9, poi un pochettino avete cominciato
a temere, probabilmente. Alla fine avete vinto solo un 1-0, mi pare, l'ultima partita, se non mi sbaglio. No, l'ultima, la finale è 2-0. 2-0, 2-0, voglio dire, ma sempre meno di quei 6-7 che eravate abituati a fare. Non si può fare sempre la goleada. Si sentiva di più la tensione della partita. Sì, è normale. Sembra il colloquio tra Allegri e Adani, insomma. Dice, l'importante è mettere nel congelatore la vittoria. Io non voglio essere né Allegri né Adani, tranquillo. E soprattutto però so che al di là della vittoria sportiva c'è stato un nostro amico che è venuto dalla trasmissione scorsa che ha fatto un'altra vittoria di quelle importanti. Mi dicevate dobbiamo fare gli auguri a Nazareno. A Nazareno Ienco e la Beve l'Acqua che ieri hanno fatto la prima promessa. E quindi gli volevamo fare un grosso in bocca al lupo e tantissimi auguri. E allora a Bruno Bertucci, che è più difficile vincere un campionato o sposarsi? Non lo so, sposarsi non è neanche tanto facile e vincere un campionato non lo è neanche. Comunque noi quest'anno abbiamo vinto il campionato, siamo saliti in seconda categoria, ce l'abbiamo messa tutta e siamo contenti di quello che abbiamo fatto e ringrazio tutti quelli che ci hanno sostenuto, pure gli amici che sono qua, che come me hanno messo l'anima, il corpo e tutto per raggiungere questo traguardo che abbiamo raggiunto tutti insieme. E vedo che siete già attivi su Instagram, ci arrivano già messaggi. Se la regia poi riesce a mandare la foto di Nazareno che si sposa, che quella è un'altra notizia da dare, una sorta di scoop. Parleremo della Serie S per tutta la serata, però Fausto, penso che dobbiamo inizialmente partire dalla Serie D. Tu che ne dici? Ci sono risultati e classifiche? Oggi sì, ci sono risultati e classifiche, perché oggi si chiudeva anche la Serie D. Dopo Eccellenza e Promozione della settimana scorsa, eccola qui. Il girone I della Serie D: Portici Turris 2-1, Roccella Bari 2-1, Rotonda ACR Messina 1-3, San Cataldese Igea Virtus 4-0, Troina Cittanovese 1-1, Gela Locri 1-2, Città di Messina Castrovillari 2-1, Nocerina Marsala 1-0, Palmese Acireale 2-0. E quindi la classifica dopo ben 34 giornate: il Bari a 78 punti, Turris 67, Marsala 53, Portici 50, Castrovillari Villari 49, Cittanovese e Palmese insieme alla Ciriale e alla Nocerina 47, Troina 45, Gela 44, ACR Messina 43, 42 punti per la San Cataldese, 40 Città di Messina, 39 Locri, 38 Roccella, 31 Rotonda, 21 Igea Virtus. E i colori già dicono molto, vero Fausto? Sì, dicono che il Bari è promosso, ma lo sapevamo già dalla settimana scorsa, nella serie successiva tra i professionisti ovviamente, mentre il Castrovillari è riuscito a strappare il quinto posto per poter disputare i playoff. Dovrà giocare a Torre del Greco contro la Turris, forse qui poteva davvero cercare di fare un favore a se stesso. Oggi giocava a Messina e poteva fare un favore a se stesso, come dicevo, vincendo, e magari lo faceva anche alle calabresi che erano impegnate sotto in coda, però così non è stato. Alla fin fine va a farsi questa trasferta e invece l'altra partita sarà tra Marsala e Portici, però credo che di questo ce ne possa parlare più dettagliatamente Emilio Lupis. Sei tornato da Licata? Sono sulla nave, partito poco fa, quindi da Messina. Buonasera a tutti. Dani, mare mosso? Un pochino, però insomma c'è un po' di soddisfazione, perché comunque oggi il Locri ha fatto una bella partita contro un avversario importante che soprattutto nel secondo tempo ha messo alle strette gli amaranti, i quali proprio al 93esimo è stata una vita di emozioni, perché praticamente mentre durante la diretta radiofonica su Stadio Radio, che quindi avrete apprezzato anche con Radio Amica in blu, da Roccella arrivava la notizia del calcio di rigore per il Roccella contro il Bari, in quel momento il Locri ha segnato il gol del 2-1, mettendosi a riparo dalla trasferta di San Cataldo, che comunque era un po' uno spauracchio, mi dispiace che toccherà a Roccella, e mentre c'era anche la soddisfazione di questo play-out, che è vero che avrebbe condannato una calabrese, ma allo stesso tempo ne avrebbe sicuramente salvato un'altra, è arrivata purtroppo la notizia, purtroppo appunto per il Castrovillari da una parte e per le calabresi all'altra, della vittoria del Città di Messina. Dico purtroppo per il Castrovillari, perché se io avessi dovuto scegliere l'avversario tra la Turris e il Marsala, avrei scelto il Marsala tutta la vita. Complimenti alla Palmese, che ha messo il punto esclamativo su una stagione penso irripetibile per tanti motivi. È un plauso anche alla Cittanovese, alla quale questo punto esclamativo, Cittanovese che tra l'altro è sulla stessa nave dalla quale vi parlo, Cittanovese che purtroppo il punto esclamativo non è riuscita
ammetterlo, ma resta comunque protagonista di una stagione straordinaria. Emilio, prova ad intervistare Zito direttamente, in diretta, facciamo uno scoop in diretta. Guarda, non lo vedo perché lo volevo salutare, ma sinceramente non so dov'è. Lo so, per va bene. Non vi posso aiutare. Senti, allora domenica prossima Messina-Locri a porte chiuse. Città di Messina-Locri si giocherà al Vespar Stadium di Ponte, che è un quartiere di Messina, a porte chiuse. Questo è lo stadio di casa della città di Messina. Io quando c'è stato l'intrasettimanale, che alla trasferta precedente, ho chiesto al presidente che allora il città avesse fatto il play-out in casa, se sarebbe stato quello lo stadio. Il presidente è stato molto risoluto nel dire di sì. Per cui ve la racconteremo radiofonicamente nella speranza di dare buone notizie sia da San Cataldo per il Procella che da Messina per il Locri. Tu oggi a Stadio Radio dicevi che in effetti però le due squadre calabresi sì vanno tutte e due in trasferta, però vengono da queste due belle vittorie, quindi potrebbe essere un buon viatico per una partita che poi sappiamo che il playoff in partita secca è tutt'altro che una partita di campionato. Sì, tutte e due hanno l'obbligo di vincere, perché al 120esimo, qualora il risultato fosse pari, premierebbe le squadre che giocano in casa. Certo. Io spero che questa spinta psicologica possa funzionare. Ho scritto qualcosa di simile per le due retrocesse oggi dall'eccellenza, sia per l'Agri che per il Cutro. Speriamo questa volta di averci preso. Benissimo, Emilio, noi ti abbiamo disturbato e abbiamo apprezzato tutte le tue le notizie che ci hai dato per tutto l'anno. Qui non possiamo fare altro, visto che è l'ultima puntata, che permettimi anche da parte mia dire forza Locri e soprattutto forza Stadio Radio ed Emilio Lupis. Giorgio, io ringrazio veramente voi per l'affetto che avete avuto, per la fiducia, perché comunque c'è stata anche questa. In qualunque modo io come persona o Stadio Radio come entità, diciamo, potranno essere utili e collaborare con Giorgio, con Fausto, con Soperatuno e con Domenica Gol, basta fare un tizio. Un abbraccio a tutti voi e a tutti i nostri telespettatori. Domenica Gol ti promette di essere presente 9 agosto a Bovalino per la vostra festa. Faccio pure il compleanno quel giorno, Fausto. Allora ti devi preparare con la tasca piena, mi raccomando, che io vengo. Intanto, sappi che Fausto ha già prenotato il tavolo per quella pizza che non abbiamo fatto la scorsa volta e che quindi abbiamo già un tavolo prenotato e ti aspettiamo qui nel nostro comprensorio. Grazie al direttore di Stadio Radio Emilio Lupis. Grazie a voi. Eccoci, e allora, assessore, volevo dire, la Serie D è lontana, ma la Serrese non è una di quelle squadre che non può pensare in grande. Indubbiamente la Serrese merita categorie ben più alte di quelle in cui milita oggigiorno, certo. Tenere una squadra di calcio, lavorare per crescere non è semplice. Diciamo che attraverso la giusta programmazione e pianificazione si possono fare i giusti passi. Anche perché per tenere calciatori come Zaffino bisogna avere grossi obiettivi. Fausto, mi sa che abbiamo sia un tuo servizio, perché c'è stata la festa degli arbitri alla quale ci avevano invitato, sì, sia un collegamento telefonico. Secondo te la regia cosa preferisce mandare per prima? No, vediamo se riusciamo a trovare il presidente, se no mandiamo subito il servizio. Regia, decidete voi. Ecco che ci danno dei segnali, un attimo solo. Buonasera, sono Nazareno Jenko, voglio ringraziare i miei compagni di squadra per gli auguri, saluto tutti in studio, forza Serrese, saluti da Nazareno e Fiorella e noi appunto. Quindi lui stasera si vede la trasmissione, la moglie secondo me credo che lo caccia di casa, no, c'è la prima serata. C'è anche Fiorella e quindi se la stanno vedendo insieme. Sì. Vediamo allora se la regia manda il servizio, ecco che sono quasi pronti, mentre... poi arrivano appunto, ecco, ci sono già mi sto vedendo le feste qui a Serra, però poi le dovremo trasmettere che ci stanno arrivando. E volevo chiedere a Giuseppe come si chiama il vostro uomo delle comunicazioni che è qui in studio e sta già operando. Fabio Marino Flavio. Che vorremmo utilizzare anche prima o poi per la nostra televisione. È importantissimo anche lui per questa prossima squadra. Farà i servizi. È stato anche lui importantissimo per questa squadra. Però attenzione, sento che abbiamo in linea e quindi sono già sull'attenti il presidente Saverio Miracchi, presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Lega Nazionale Dilettanti, Comitato Calabria. Ecco che... no, non ancora, il collegamento ancora non è, quindi... Allora, dobbiamo dire due cose. Il presidente Miracchi stasera doveva essere qui con noi, però viene da una trasferta, anzi ha fatto una settimana, in Basilicata, dove, come tutti sapete, c'è stato il trofeo delle regioni. E il calcio a 5 giovanissimi della Calabria è arrivato fino in finale e questa mattina ha disputato la finale
mi pare, contro l'Emilia Romagna, che purtroppo ha perso i rigori 6-5. Quindi un secondo posto brillantissimo per la compagine e per il presidente della Torre, che rappresenta il calcio. Allora, eccolo. Sentiamolo subito. Buonasera, presidente. Buonasera, buonasera a tutti voi. Da dove ci parla, presidente? Sono di rientro dalla doppia trasferta, il torneo delle regioni in Basilicata e Corigliano per la Supercoppa. E quindi serve un intervento che copra tutti questi eventi, grandi gioie per la Calabria e quindi per il presidente Mirarchi. Assolutamente sì, nonostante la bruciantissima sconfitta dei ragazzi dell'Under 15, è stata veramente una grande gioia, un gruppo eccezionale, ragazzini terribili che abbiamo definito e non solo noi, che hanno regalato questa grandissima soddisfazione al mondo del futsal calabrese, arrivando in finale, sfiorando la vittoria, rimanendo in vantaggio quasi per tutta la partita, poi sfortunatamente persa ai rigori. Però veramente grande cuore, grande orgoglio e doti tecniche di ottimo livello che ci lasciano ben sperare per il futuro, perché se pensiamo che questi sono ragazzini di 15 anni, voglio dire, c'è da pensare che c'è un futuro roseo per il futsal in Calabria. Peccato, perché avremmo potuto portarci a casa il trofeo e quindi mettere su la classica ciliegina che avrebbe soddisfatto, credo, tutti quanti noi calabresi. Ma noi siamo soddisfatti anche di questo bellissimo secondo posto. Presidente, poi c'è stata la festa dello sport a Corigliano, tra Corigliano, a Morrone e San Luca, per tutto il calcio calabrese, per l'alto calcio calabrese. Altro momento interessante, tre ottime squadre, tutte e tre, sia dal punto di vista societario, quindi ottima organizzazione, che dal punto di vista tecnico. Hanno dato vita a tre incontri molto molto tirati e sebbene abbia vinto il Corigliano un po' come da tradizione ormai negli ultimi anni, perché effettivamente sta vincendo sempre la squadra di eccellenza, è vero. Comunque è stato un momento gioioso, un momento di condivisione, ripeto, per festeggiare quelle che sono le regine della nostra terra. E per restare nelle componenti del calcio, in tutte le componenti, l'altro venerdì c'è stato quel bel raduno degli arbitri qui a Soverato con il presidente Nicchi. Altro momento importante, sì, la presenza di Nicchi, del presidente nazionale, è sempre una presenza importante, non solo dal punto di vista istituzionale, ma anche dal punto di vista qualitativo. Contenuti importanti nel suo discorso e la cosa che ovviamente ci fa grande piacere è condivisione di intenti, perché tra le cose si è detto che c'è necessità che le componenti in questo momento storico collaborino tra loro al meglio per far funzionare come meglio è possibile il calcio in Italia e quindi anche in Calabria, cosa che ovviamente voi che ci seguite da anni ci sentite dire ripetutamente, che chiaramente ci dà soddisfazione sentir dire anche dalle altre componenti, da una componente importante come quella arbitrale. Se avviamo alla chiusura di un'altra stagione importante per il calcio in Calabria, io ho sempre detto che questa è una federazione in movimento, che fa delle iniziative sempre, non sta mai ferma, cerca di trovare sempre delle soluzioni. L'anno prossimo, per esempio, avremo già la prima di queste soluzioni, che le partite sospese non riprenderanno più dall'inizio, ma dovranno ricominciare dal momento in cui sono state sospese. È importante questo? Direi di sì, perché così, diciamo, c'è ampia libertà da parte dei direttori di gara di decidere se effettivamente quella gara può o non può giocarsi a seconda delle condizioni climatiche, e dà comunque garanzia a chi ha maturato un risultato più o meno importante nell'arco dell'incontro, perché si riprenda da dove si era terminato. Credo che sia un accorgimento tecnico importante per il calcio dilettantistico. E un'altra... Prego. Oh, vai, ah, e un'altra cosa sarà il discorso dei ragazzi, dei giovani che dovranno essere impiegati in campionato. Sì, lì intanto abbiamo innovato quest'anno questa novità del contributo economico, che è anche un contributo importante, perché tu pensa che alla società di eccellenza
che avrà utilizzato il maggior numero di giovani, entreranno nelle casse circa 12.000 euro di contributo, e così via dicendo a scendere, per le altre due di promozione, che sono, credo, uno stimolo importante. E ovviamente le attenzioni verso i giovani non possono non esserci e non partire dal nostro mondo, dal mondo di base, del calcio di base, e quindi chiaramente l'augurio è che questa cosa sia e venga concreta sempre di più dalle nostre società. Quello che auspico è una maggiore attenzione verso il campionato juniore. Se lo discutevo oggi con i dirigenti, con i tecnici delle squadre che hanno partecipato alla Supercoppa, altrove in giro per l'Italia c'è grande attenzione verso questo campionato. Si è compreso che effettivamente è un campionato che consente di preparare i giovani per gli anni successivi e di non disperderli, perché poi tra il campionato allievi e la prima squadra c'è questo momento di stasi che è coperto proprio dal campionato juniores. Si comprendesse che c'è necessità di investire anche dal punto di vista tecnico, di dare attenzione a questo campionato, di dare valore da parte delle nostre società, di dargli importanza, di aiutare a crescere questi ragazzi, sarebbe un aiuto importante per le nostre realtà. Ripeto, e ne sono convintissimo, ci sono regioni più o meno importanti che hanno compreso questo percorso e che hanno fatto un salto di qualità. Mi auguro che l'anno prossimo venga compreso anche dalle nostre di realtà, perché si possa dare la giusta dignità a questo campionato. Un'ultima cosa, Presidente. Abbiamo visto che in questi anni alcune squadre si fermano a metà campionato, non riescono a finire la stagione, addirittura abbiamo classifiche con squadre con pochissimi punti che già hanno determinato la loro posizione sin dal girone di andata. Voi, mi pare che è stato deciso che dall'anno prossimo, quando una squadra viene tolta dal campionato, eliminata, non voglio usare il termine cacciata, esclusa, ecco è il termine giusto, tutti i risultati vengono azzerati e quindi nessuno viene penalizzato. Esattamente, questo è un altro importante passo. Non vengono assegnati punti indipendentemente dal momento storico, girone di andata o girone di ritorno, in cui la squadra viene meno alla partecipazione del campionato. Il punto è che è pur vero che ci sono state realtà invece che, sebbene un pochino in difficoltà, hanno completato il campionato. È vero. Penso all'Aurora Reggio, penso a qualche altra realtà. Il Rogliano stesso di oggi. Esatto, il che significa che comunque c'è voglia di continuare a rappresentare i territori, di continuare a fare calcio, sebbene in una categoria inferiore poco cambia, l'importante è esserci, essere presente per svolgere anche quella famosa funzione sociale di cui tanto spesso ci troviamo a parlare. Benissimo, Presidente, noi oltre a ringraziarla per l'enorme disponibilità che ci ha sempre manifestato, sappiamo che il Presidente vuole bene a tutte le squadre. Noi qui abbiamo una squadra in rappresentanza di tutti quelli che hanno vinto, è la Serrese. La terza categoria. Può fare un augurio che vale per loro, per tutti quelli che hanno vinto e magari anche per quelli che hanno perso, perché hanno comunque partecipato. E comunque la ringraziamo per la partecipazione. Certo, intanto mi dispiace non essere stato con voi, vi avevo promesso la mia presenza, ma purtroppo non ho fatto in tempo e di questo mi scuserete. Alla Ferrese avevo già mostrato il dispiacere nostro, perché ricorderai bene che la Ferrese non è riuscita ad iscriversi, no, con la sua prima squadra quest'anno, per cui è dovuta ripartire dalla terza categoria, sebbene avesse i titoli per partecipare ad un campionato un pochino più alto. E quindi sono in ogni caso contento che sia riuscito già al primo anno a riconquistare almeno la seconda categoria, ed è l'augurio che ovviamente, i complimenti che faccio a tutti gli staff tecnici, dirigenziali, ai calciatori e di quelle società che hanno raggiunto l'obiettivo che si erano prefissate ad inizio anno. A quelle che invece purtroppo non ci sono riuscite o addirittura hanno perso la categoria, l'augurio di poterla riconquistare a breve. Pensando che ribadendo che alla fine dei conti una categoria in più o in meno nel nostro mondo non stravolge di molto le cose, l'importante è esserci, essere presente ai nastri di partenza, a rappresentare territori e a dare aiuto ai nostri giovani. Grazie Presidente e viva il Presidente Mirarchi, buona serata. Grazie Presidente, buonasera a voi e buone vacanze. Ora
io e Fausto nemmeno ne facciamo tante. Io e Fausto abbiamo prenotato l'ombrellone già sulla spiaggia di Soverato per tutto maggio e tutto giugno. Buonasera, Presidente. Io di fianco al mio. Sì, sì, vicini apposta. Saremo. Arrivederci. E intanto è arrivato un altro messaggio, sono di nuovo Nazareno Jenko, voglio anche ringraziare il nostro assessore Francesco De Caria e mia moglie vuole vedere la foto, la regia la sta mandando, grazie e all'anno prossimo. Quindi a questo punto se la regia riesce a mandare il servizio sugli arbitri, prima o dopo deve inserire la foto del matrimonio di Nazareno Jenko, quindi vediamo come parte il servizio sulla festa degli arbitri. Trent'anni per la sezione di Soverato Aia, ovviamente la presenza del Presidente nazionale Marcello Nicchi. Buonasera Presidente, benvenuto a Soverato. Troverà una sezione abbastanza avanti con gli anni, perché 30 anni sono importanti, però sempre attiva. Sì, una sezione importante, una sezione alla quale teniamo molto. Noi abbiamo grandi sezioni, piccole sezioni, vecchie di data sezione, nuove sezioni. Diciamo che 30 anni è già un buon periodo nel quale sicuramente sono state scritte anche qui a Soverato pagine importanti della storia del calcio e della storia degli arbitri di questa cittadina. L'associazione ha 110 anni più o meno, che credo che 30 anni è una buona fetta, diciamo così, di adesione al nostro progetto. Ecco, siamo alla fine della stagione, credo senza entrare nello specifico, è soddisfatto di questa stagione degli arbitri? Ma diciamo ci avviamo alla fine della stagione, io sono molto soddisfatto perché i ragazzi sono stati ancora una volta veramente bravi, i ragazzi del mondo dilettantistico, quelli che arbitrano 11.000 partite ogni settimana, veramente sono encomiabili per passione, per dedizione e anche per capacità. Poi c'è il mondo professionistico, quello è un altro mondo, detto così, e lì non lo scopriamo noi, gli arbitri italiani sono sempre desiderati in tutto il mondo per arbitrare, perché da sempre hanno una storia incredibile e anche quest'anno stanno facendo molto bene. C'è il finale di campionato che ci aspetta, ci sono rimaste poche partite, sicuramente sono tutti pronti, siamo tutti pronti per farle bene e poi ci sarà una piccola coda di playoff e playout per quanto riguarda la Serie B, la Lega Pro e anche le partite del mondo dilettantistico, ma noi siamo già come associazione proiettati alla prossima stagione, stiamo già organizzando i raduni per la prossima stagione. Ecco, si sono fatti parecchi passi importanti verso l'eventuale, diciamo tra molte virgolette, errore arbitrale. Siete stati aiutati anche dalla tecnologia quest'anno, però ci sono alcuni aspetti che purtroppo non possono essere curati dalla tecnologia, specialmente nei settori minori, nelle squadre, nei campionati minori. Il fuorigioco, il fallo di mano, si dice tante volte che la gente vorrebbe che ci fosse un'uniformità di giudizio da parte di tutti i direttori di gara. È possibile chiedere alle istituzioni che poi lo fanno di dare delle uniformità, appunto? Noi lavoriamo tutti i giorni per l'uniformità, nel senso che il regolamento è lo stesso ed è uguale per la Serie A e per la terza categoria. Ovviamente quando parliamo di mondo dilettantistico diamoci tutti una calmata e una regolata, perché nel mondo dilettantistico gli arbitri sono lì per imparare, i calciatori sono lì per imparare, i dirigenti sono lì per imparare e gli allenatori lo stesso. Che non possiamo ovviamente pretendere che un calciatore che gioca nelle serie minori o un arbitro che inizia la sua attività ovviamente nelle serie minori nasca fenomeno, però il progresso ci porta a vedere che c'è una crescita, diciamo, non solo esponenziale ma rapida di tutto il movimento. Oggi i nostri giovani sono veramente all'altezza del ruolo, sono capaci, sono appassionati e ci stanno dando grandi soddisfazioni. Dopodiché non prendiamoci a volte troppo sul serio, perché un fuorigioco o un fallo laterale sbagliato in una partita di seconda categoria o di ragazzi o di allievi non significa niente, serve solo per imparare a essere educati, conoscere il regolamento e crescere nella vita. Questo è quello che noi facciamo ed è il nostro motto. Allora, dicendo una cosa che è sensata, noi diciamo prima vogliamo crescere l'uomo e la donna, perché abbiamo anche 1600 donne nel mondo arbitrale, dopodiché se ci riesce vogliamo fare anche degli arbitri bravi. Io sono molto emozionato perché devo ricordare purtroppo gli amici che non ci sono, con i quali abbiamo condiviso veramente delle giornate bellissime. Mi riferisco ad Ercole Baldari e al ragioniere Cilento, che
assieme a me e altri amici come Fausta Picella, Arena, tanti altri Bevivino, tanti altri ragazzi che all'epoca erano molto più giovani, assieme a noi abbiamo iniziato questo percorso e di questo veramente ne sono soddisfatto, perché la nostra è stata più che una sezione, una famiglia, dove noi abbiamo condiviso gioie e dolori. La cosa bella era che quando un ragazzo dei nostri debuttava nelle categorie superiori noi eravamo tutti contenti. Nello stesso modo quando qualcuno purtroppo ci ha lasciato perché non ha voluto più arbitrare oppure per motivi disciplinari o di studio, anche, soprattutto di studio, parecchi sono andati in altre sezioni, Bologna, Milano, e lì si sono fatti valere veramente anche questi ragazzi, e a questi io devo ringraziare tutti quanti i ragazzi che hanno assieme a noi iniziato questo percorso. Stasera parecchi di quelli che hanno iniziato il percorso assieme a me e agli amici che ho ricordato sono qui presenti in sala. Certamente in 30 anni, Presidente, ci sono stati alti e bassi, ci sono stati momenti di entusiasmo, qualche momento in cui probabilmente la sessione un pochettino è andata scivolando, adesso pare che sia ripresa bene e qualcuno stasera ventilava che ci potrebbe essere una buona, bella sorpresa per Soverato e la sezione di Soverato. Ma noi le sorprese le abbiamo avute sempre, sì. Abbiamo avuto per esempio Michele Calabretta, sì, che è stato uno dei nostri arbitri di punta, altri arbitri pure che si sono distinti. Speriamo di avere questa sorpresa nel breve tempo. Noi ce lo auguriamo tanto per i ragazzi soprattutto e che siano di esempio agli altri giovani che abbiamo da poco iniziato con il corso arbitri. E a Michele Zaffino vorrei chiedere, ha detto Nicchi che in fondo un fuorigioco fischiato male in seconda o terza categoria non è poi così importante, ma magari quando fermano Michele che sta andando in porto un po' ci si arrabbia. Ci si arrabbia, sì, magari ci vuole 0-0. Cioè. È normale, è sempre importante. Poi l'arbitro in terza categoria, in seconda, come in prima, è sempre da solo, quindi è pure giustificato, non è che... Quindi insomma, si può sbagliare. Si può sbagliare. Anche se mi pare che poi davanti alla porta è più facile che l'arbitro sbagli il fuorigioco che Michele Zaffino non faccia gol. No, vabbè. Lasciamo la domanda in sospeso. Fausto, tuffiamoci nell'eccellenza, ma che io sappia l'eccellenza dovrebbe aver fatto playoff e playout oggi. Tu che playoff dici? No, perché avevamo detto bene domenica scorsa che la finale sarebbe stata il 12 e così è, perché poi c'era stata quella notizia che probabilmente veniva anticipata al 5, non è stato così perché le società avevano chiesto probabilmente l'anticipo, ma a Reggio Med contro Olimpico Rossanese sarà giocato domenica prossima. Scusami, oggi ci sono fatti. Scusami, gli amici di Badolato salutano il signor Pisani e tutta la Serrese con i complimenti per la promozione. Lentini e soci, quindi questo c'è, questo saluto da parte del Badolato che permette di interrompere anche Fausto Varano. Sì, no, stavo dicendo, oggi invece sono giocati i play-out e hanno determinato la salvezza del Sersale e del Soriano a discapito di Cutro e Acri. Quindi li vediamo anche... Ecco, questa è la videata, effettivamente domenica scorsa si è chiuso il campionato, domenica prossima ci sarà la finale playoff, perché ricordiamolo, Reggio Med e Olimpico Rossanese avevano più dei 10 punti di distacco tra le quarte e le quinte, quindi quella prima semifinale non si è fatta, si farà soltanto la finale domenica prossima. E invece questi sono i risultati che hanno determinato la retrocessione di Cutro e Acri con le vittorie di Sersale e Soriano. Partite tiratissime, un po' meno forse quella del Sersale che ha avuto la capacità di segnare subito nel primo tempo, e forse dovremmo avere anche delle immagini, è un'intervista a parentela all'allenatore del Sersale. Più tirata quella del Soriano contro l'Acri. E vediamo nella grafica di Sasaiapello, Sersale e Soriano verdi, le altre due squadre, Cutro e Acri, in rosso, e quindi questo è il segnale della retrocessione. Quindi vediamo se abbiamo quelle immagini di cui parlava Fausto, oltre che la famosa foto del matrimonio, e vediamo che abbiamo anche Vincenzo Tarsia collegato al telefono. Buonasera Vincenzo! Vediamo. Buonasera Vincenzo! Buonasera! Come va? Allora, questo, hai lavorato oggi, eh? Questo commento sui play-off non disputati e play-out invece disputati. Prego Vincenzo.
Ma oggi è stata un po' dura a raccontare questa partita, però alla fine sono contento perché è stata forse una delle più belle pagine che ho raccontato, in cui ho visto veramente lealtà, sportività, nonostante si giocasse un campionato a due squadre come il Sersale e il Cuto. Tifosi correttissimi, entrambi da una parte e dall'altra, anche i giocatori in campo, alla fine hanno accettato il risultato. Chiaramente il Cuto ha il grande rammarico di aver perso questo campionato, la squadra che 21 stagioni del campionato che ha fatto disputato 21 campionati di eccellenza, e quindi è tutto dire. Però insomma è stata una bella gara, specialmente nel primo tempo, tiratissima da una parte e dall'altra, con azioni salienti veramente importanti. Certo è che il Sersale ha trovato subito al settimo minuto subito il gol, però il Cuto ha avuto la capacità di non imbarcarsi e tenere viva la partita quasi fino alla fine. Vincenzo, il discorso sull'Acri andrebbe fatto per quel girone di andata davvero buttato al vento, perché è stato un girone di andata che già prevedeva questo finale, poi si è ripreso nella seconda parte, ma alla fin fine ha dovuto cedere. Beh, ha dovuto cedere, Fausto. 6 punti nel girone d'andata sono un po' pochini per poi cercare di salvarsi. Era già nella loro ottica, e anche quella del Cuto, quello di arrivare almeno ai play-out e sconfiggere la regola dei 10 punti. L'hanno fatto, l'Acri l'ha fatto domenica scorsa in questa partita incredibile, che forse è stato il vero primo play-out, quando 11 contro 9 il Sersale è riuscito ad andare ai play-out contro il Cutro. È veramente una cosa incredibile. Oggi ho chiesto tante spiegazioni sia ai giocatori che allo stesso allenatore, ai dirigenti, e per loro è stata una cosa inspiegabile, veramente assurda, però li ha portati a rischiare il campionato. Il Cutro anche oggi ha dimostrato quello che è stato tutto un motivo di tutto un campionato, la mancanza di un attaccante forte, di un potere di attacco molto molto scarso. Davanti il Cutro, avendo perso anche Nunez, aveva Izzo oggi in panchina, davanti aveva due ragazzini, aveva Amelio molto bravo, direi, Liperotti stesso, però insomma in queste partite ci vogliono anche giocatori che hanno quell'esperienza, che riescono a tirare fuori dal cilindro quell'episodio, quel tiro, quella capacità che possono risolvere le partite, e questa è stata la sofferenza, del Sersale stesso. Insomma, questi campionati, Fausto, come dice, sentivo prima il presidente Mirarchi, vanno rivisti. Oggi quest'anno è stato un campionato che Corigliano ha vinto, però Fausto, tutte le squadre di sotto, è stato un campionato di bassissimo livello. Sì. Pensa che insomma squadre che sono andate tutte al di sotto dei punti che hanno conquistato l'anno scorso. È vero. Soltanto Reggio Mediterraneo è riuscita a salire di più rispetto agli altri. Qui bisogna fare una bella riforma, bisogna tornare a 2 giocatori under, bisogna recuperare tutti questi ragazzi che hanno 27, 28 anni, 29, che giocano nei campionati di promozione per salire. Non si può fare una rosa di 24 giocatori con 12 under, la più delle volte sono under che vengono da fuori regione, pagati e strapagati, e poi alla fine al torneo delle regioni facciamo quello che facciamo. E poi non rendono. Non c'è risultato. Io penso che i giovani servano nel campionato di promozione e di prima categoria. Senti, l'ultima cosa, domenica prossima ci sarà la finale Reggio Mediterraneo Olimpico Rossanese. Te la senti di dare un tuo pronostico oppure ce la presenti? No, pronostici, queste partite secche, Fausto, lo sai meglio di me che non hanno vantaggi. Anche il fattore campo oggi ho dimostrato, non vale nemmeno, neppure, anche perché dovete avere un campo e una massa di tifosi, che so, di 2000 persone che ti spingono e ti riescono a portare lì, ma insomma in questo momento questo calcio non te lo permette, quindi è quasi una partita da tripla, sì. Perché poi l'Olimpico Rossonese, non ricordiamocelo, è una squadra che è molto molto importante, ha dei giocatori importanti come la Reggio Mediterranea, quindi è una partita da tripla secca.
Benissimo, Vincenzo, noi abbiamo trascorso un anno bellissimo insieme a te, anche perché i tuoi commenti sono sempre stati precisi e puntuali, e di questo quindi ti ringrazio. Speriamo di sicuramente rimanere in contatto. Se mi consenti, l'unica cosa che mi sentivo col cuore di dirti, buon 5 maggio. Il 5 maggio, cioè oggi è 5 maggio? Eh sì. Beh, questo 5 maggio oggi è stato bellissimo. E lo sarà ancora di più, perché tu devi sapere che i primi giorni di maggio sono sempre decisivi per il calcio, sia nei professionisti che nei dilettanti. Vedi, oggi. Ma lui si riferiva al Manzone, Vincenzo, si riferiva al Manzone, lascialo perdere. Come, grazie. No, ma Giorgio è molto simpatico. Lo sappiamo. Lo vorrei come vicino Don Bellone per massacrarlo un'estate intera. E con noi, insieme con Mirarchi, e pure noi. Allora facciamo quest'anno il raduno, facciamo. Prenotiamo un lido unico. Grazie. Bene, Vincenzo, grazie soprattutto per la competenza e la professionalità. Ciao, grazie. Vincenzo. Buon lavoro, buon lavoro a tutti. Intanto è arrivato anche un altro messaggio, un attimo che lo recupero. Un saluto a Fausto dagli Ultras del Borgia e anche un complimento per alla Serrese. Quindi state, però la Serrese un tempo era una squadra tosta dove tutti avevano paura. Sì, infatti salutano anche di affrontarli. Invece ci abbiamo messo anche il cuore intorno, quindi auguri ai neosposi. Dicevo, avete vinto sul campo e creato anche una serie di simpatie. Questo è importante. Giuseppe. Molto importante, anche perché siamo, la Serrese è ben conosciuta, ha giocato in altre categorie, ha varcato altri palcoscenici, quindi c'è una squadra che esiste da più di 40 anni, forse anche più, e ci hanno sempre rispettato come noi abbiamo sempre rispettato tutti. E siamo sempre andati d'accordo con tutti. Ed è vero che l'amministrazione vi ha promesso che renderà ancora più bello il campo sportivo La Quercia. Già un bel, il Foresta è bellissimo, quella è La Quercia. La Quercia. Siamo sempre in ambito. Siamo sempre in ambito ideale. Ve ne risponderà Francesco. Che dice l'assessore? Indubbiamente c'è da mettere mano all'impianto sportivo. Lo stadio comunale La Quercia. La Quercia, sì. A proposito, io dicevo, sì, è vero, la Serrese ha avuto palcoscenici davvero importanti. È triste, giustamente, era triste vederla in terza categoria. Però io sono convinto che quando si vince un campionato, sia esso giovanile, di promozione, di eccellenza, di terza categoria, è sempre un qualcosa di bello, di speciale, che unisce un po' tutti, vero Giuseppe? È stato molto emozionante, anche perché vincere un campionato con la squadra del proprio paese non è la stessa cosa di quello di vincerla con un'altra squadra. Esatto. È stato qualcosa di veramente meraviglioso e molto emozionante, anche perché domenica, più che una partita di terza categoria, sembrava una partita di categoria superiore, anche perché c'erano più di 1000 persone. Con quella struttura, quindi era veramente emozionante, forse un po' le gambe tremavano. Però no, è stato molto bello. Perfetto. Ci sono alcuni campi, Serra, Chiaravalle, Girifalco, sì, che hanno delle strutture davvero che meriterebbero altri palcoscenici. Purtroppo il fattore economico è quello che... Ma l'entusiasmo molte volte è importante. Ma soldi. Andiamo. No, mi permetto di fargliela la battuta. Quello che dice Fausto Varano è sempre saggio. Andiamo a vedere la promozione Girone A. Qui è successo qualcosa di interessante, Fausto. Anche qui avevamo degli scontri dentro fuori. Sì. Però ci ricorda subito il servizio, la regia ci rimprovera perché dobbiamo mandare ancora il servizio sull'eccellenza e quindi tu facciamo... Ti distrai col 5 maggio per fare, esatto, le battute e ti dimentichi le cose serie. E poi mi rimproverano. Prego regia, vediamo il servizio. Allora è finito questi 97 minuti incredibili di una partita, devo dire, bella, giocata con lealtà, con correttezza, dove ognuno voleva vincere, chiaramente il Sersale aveva la possibilità di pareggiare, alla fine ha vinto questa partita, ma il Cutro non è stato da meno, avete sofferto moltissimo, oggi forse siete stati ripagati degli errori che avete commesso prima. Sì, assolutamente, hai detto tu, intanto come hai già detto è stata una partita giocata in campo, alla fine
un campo neutro, perché alla fine anche i tifosi erano, alla fine sono arrivati anche quelli di Cutro, forse erano più di noi, quindi il risultato lo ha sancito il campo, come giusto che sia, però credo che questa salvezza sia ampiamente meritata, sia per la partita di oggi e sia per quello che avevamo dimostrato in campionato. Io questa settimana ho dovuto solamente lavorare sulla testa dei ragazzi, perché sicuramente lo schiaffo all'ultimo secondo non fa bene a nessuno, anche se ho detto loro che ce lo siamo meritati, perché se non vinci contro una squadra 11 contro 9 vuol dire che poi metti la partita in bilico e il calcio ti punisce quando non riesci ad approfittarne. Però, scusa che ti interrompo, siccome sei l'uomo dei numeri, no? Quindi per caricare i ragazzi ho detto che non poteva retrocedere una squadra che aveva la migliore difesa in casa subendo solo 6 gol, la seconda migliore difesa del campionato, sì, con 22 reti. Nella classifica delle partite fuori casa addirittura siamo al quarto posto, sì, e quindi l'unico dato negativo è stato quello dei gol fatti, e poi abbiamo pagato quei ricalci di rigori sbagliati, quindi veramente i piccoli errori li abbiamo pagati sempre a caro prezzo, sembra che veramente la fortuna non ci ha mai voluto aiutare, quindi non credevo in questa retrocessione perché non lo meritava questa squadra. Secondo me con poco può fare il salto di qualità, perché questi dati non li cancella nessuno. È vero che nei gol fatti abbiamo fatto poco, ma in tutto il resto siamo stati ai livelli delle prime della classe, quindi c'è dentro questa squadra molto giovane, anche della qualità, dell'orgoglio e della dignità, quindi credo che i ragazzi meritano rispetto e meritano questa salvezza. E c'è anche da aggiungere un'altra cosa, perché Francesco De Caria non è soltanto assessore, io subito mi ero lanciato su aspetto politico perché è sempre quello più intrigante, ma anche un ruolo dirigenziale, facciamolo dire direttamente a lui. Qual è la versione sportiva di Francesco De Caria? Francesco De Caria si è cresciuto giocando a calcio dall'età di 5 anni fino a 27 anni, poi per un infortunio mi sono totalmente dedicato alla parte manageriale e dirigenziale. Oggi ho il piacere di collaborare con la GS Soriano 2010, che milita nel campionato di eccellenza Calabria. Quindi doppia soddisfazione oggi, perché Soriano si è salvato contro l'Acri anche. Quindi. Indubbiamente. E quindi può anche esprimere un parere dal punto di vista del Soriano su questo campionato di eccellenza? È un campionato, certo, sono stato al campo, una partita molto sofferta dove ha prevalso l'aspetto prudenziale, perché alla fine era una partita dove la posta in palio era alta, infatti si è sbloccata solamente al 117esimo sul rigore di Pasquale Greco dopo una partita combattutissima. Soddisfazione per quel che riguarda la GS Soriano, abbiamo mantenuto quelli che erano gli impegni di inizio anno, considerando anche la difficoltà di questo campionato, come si diceva prima. Basta calcolare che se guardiamo la parte bassa della classifica, nel giro di pochissimi punti ci sono all'incirca 10 squadre. Noi, tutte squadre importanti. Tutte squadre di un certo livello. Per noi l'importante era quello di mantenere questa categoria, ce l'abbiamo fatta e adesso si lavora già per quel che riguarda il rilancio nel prossimo anno. Se pensiamo che una cittadina come Siderno retrocede ultima senza quasi nemmeno giocare, e invece voi, che credo che siete più piccoli di Siderno, anche come dimensione, 2500 ecco, abitanti. Anche come dimensione di abitanti, giustamente mantenere questa categoria è importante. E allora, oltre che come sportivo e calciatore, oltre che come assessore, abbiamo scoperto l'amico De Cari anche come opinionista e facciamo i complimenti. Tu cerchi per forza qualcuno che mi debba sostituire, cioè, ma tu la stai facendo proprio... Sì, sto lavorando già per il futuro, ma penso che sia un lavoro reciproco. Ma andiamo subito a... No. Tu mi vuoi bene, lo so. Io non vorrei fare il presentatore, figurati, già mi stanco a leggere i risultati, figurati se mi metto lì. Promozione Girone A, andiamo a vedere cosa è successo. E qui abbiamo playoff di semifinale, playoff finale che sarà il 12 maggio. Fausto, dimmi tu, chi piange e chi ride? Chi piange? Piange la Vigor Lamezia, che dopo aver perso domenica scorsa, ma lì ci poteva stare con la Morrone, la partita decisiva, perde anche la semifinale playoff contro quel Belvedere che quest'anno l'ha battuta già due volte, all'andata e al ritorno, quindi la bestia nera della Vigor Lamezia, quindi questo Belvedere va a giocarsi, ci toglie il piacere, non me ne vogliono gli amici di Belvedere, ci toglie il piacere di un derby tra San Biase e Vigor Lamezia che si poteva fare l'anno scorso. Io credo che Michele è un po' triste perché conosce la Vigor Lamezia, ha giocato lì l'anno scorso, all'inizio almeno
Vedere questo San Biase e Belvedere, che è poi una partita importante perché Belvedere forse è la squadra più in forma del momento della promozione girone A, e quindi davvero credo che darà filo da torcere a San Biase, specialmente quel San Biase che, ricordiamolo, in 7 partite è riuscito a perdere 10 punti dalla Morrone. E invece i play out hanno decretato rosso lì, e verde. Anche lì c'è stata una sorpresa, perché quella Mantea, che ha una delle più belle maglie, quella della Sampdoria, ricordiamolo, i blu cerchiati di Amantea, a me già quando vedo quel colore piace, non tanto perché sia la squadra di Fazio, ma perché è della Sampdoria. E comunque davvero questa partita, non pensavo che l'Amantea riuscisse a vincere, anche perché perdeva 1-0 e poi è riuscita a ribaltare il risultato e a vincere 2-1 nell'arco dei 90 minuti senza dover andare nemmeno alla disputa dei play-out. E la Promosport ha avuto la meglio, anche se in una partita più difficile contro quel Roggiano che ormai era in decadenza, e come diceva il presidente Mirar, che è stata una delle squadre che poi fino alla fine ha portato il campionato in porto, oggi purtroppo retrocede, come avevamo detto l'Aurora Reggio, come lo Jerax stesso, che per esempio hanno continuato a giocare anche oggi, però si è dovuto arrendere alla più forte Promosport oggi. E intanto è arrivato un messaggio, la SD Nuova Valle ci saluta, la scorsa puntata ci ha portato fortuna, finale in casa contro il Pianopoli, ci arriveremo tra poco, Luigi Chiarella ci saluta per la Nuova Valle. Volevo chiedere a Bruno Bertucci che tipo di difensore sei, un difensore che imposta o un difensore che blocca gli avversari? Un difensore che blocca gli avversari, più che altro. Li blocca tutti con decisione, insomma. Con molta decisione. Magari può passare il pallone, ma il centrocampo non lo passa, magari. Sì, diciamo di sì. Benissimo. E allora a questo punto arriviamo alla promozione in girone B, la promozione d'eccellenza che saranno firmati come regular season la settimana scorsa. Oggi hanno anche loro, come potete vedere dal video, dato già dei risultati, Fausto. Sì, Taverna Archi 2-0, questo lo capisco io perché è fatto a colori. È fatto a colori, lo capisci. L'altro non è fatto a colori perché è una semifinale. Gioiosa Ionica contro la Bagnarese ha vinto ieri, e dovremmo avere anche i riflessi filmati della cosa, e domenica prossima ci sarà la finale tra la Stilese e Stilese Tassone, per la precisione, e Gioiosa Ionica. Ne approfitto con il fatto che abbiamo accennato anche alla promozione B per ricordare che oggi si è giocato la Supercoppa della regione tra Corigliano, l'ha detto anche il presidente Mirarchi, perché diciamo che l'ha vinto il Corigliano, Morrone, San Luca e Corigliano. Morrone, San Luca finita in parità, poi vince il San Luca ai calci di rigore, anche la partita tra Corigliano e San Luca finisce in parità, e quindi è in parità e vince poi il Corigliano ai rigori. Alla fine il Corigliano ha battuto il San Luca per 1-0 nella finalissima, e partite di 45 minuti come si fa di solito in questo torneo. Io non so se c'è anche, mi pare che ci sia anche il torneo della terza categoria, dovrete farlo probabilmente. Forse lo faranno nella Catanzarese, dove ci sono due gironi. Voi Vibo, perché c'è girone unico. Vincente del nostro girone con quella di seconda categoria del girone di Vibo, Zungri Calimera. Quindi, il risultato non lo so. E a questo punto, vabbè, poi lo vedremo. Non abbiamo il collegamento, però permettetemi di salutare anche Mimmo Toscano, che è stato un altro nostro compagno di viaggio, sempre della grande squadra di Stadio Radio, che ci ha permesso appunto di avere ulteriori contributi dal punto di vista opinionistico su tutto quello che è successo alla promozione girone B. E dicevi, Giorgio, dicevi della, sì, l'hai detto che sono in verde, che in verde il Taverna ha sfruttato il fattore campo, ha battuto il Comprensorio Archi per 2-0 e ha mantenuto la categoria. Io adesso non so se l'anno prossimo riusciranno ad avere il campo sportivo Taverna, dovessero fare un'altra annata in trasferta, credo che sarebbe davvero complicatissimo, perché effettivamente Taverna merita di poter giocare nel proprio campo alla promozione. Intanto un saluto al mio amico Michele Zaffino e Peppe, chissà se gioco con loro, Bruno Barba, quindi vi saluta Bruno Barba.
ricambiamo sempre col microfono. Ecco, il saluto di Michele. Ciao Bruno. Ecco, saluto da parte di Michele. Dicevo di Mimmo Toscano, che poi la cosa bella è che alla fine abbiamo creato anche un grande rapporto di amicizia, non ci conoscevamo, quando poi è venuto a Montepaone col Brancaleone, è stata una bellissima esperienza. Quindi grazie anche a Mimmo Toscano, e adesso, se mi inquadrate Fausto, facciamo mandare la pubblicità sua, così incomincia a lanciarsi nel meraviglioso mondo del lancio della pubblicità. Va bene, e allora restate con noi, come dicono i bravi, pubblicità. Splendido Fausto. ...1895, viene proiettato il primo film della storia. 1903, il primo volo in aeroplano. 2018, la storia cambia di nuovo. Per la prima volta con Fiat, il diesel lo paghi meno del benzina. Fiat tipo diesel con clima e Bluetooth da 12.900 euro. E con B-Smart, valore futuro garantito. L'offerta scade il 31 ottobre. She's on my mind, I can't sleep at night, I can see you by my side. I've seen a lot of pretty faces, ain't nobody like you, and I never had a love like the one we knew. Now she's on my mind, she's on my mind. Amica in blu, le frequenze giuste per ascoltare la radio. Catanzaro, zona industriale di Caraffa, Siano, FM 97.3. Lamezia Terme, Costa Tirrenica, località Comuni Condomini, FM 99.9. Chiaravalle Centrale, comprensorio delle Preserre, FM 98.5. Soverato, Costa Ionica Nord, Cropani Marina, FM 97.3. Locri, Costa Ionica Sud, Rocella Ionica, FM 106.100. Radio Amica in blu. Amica in blu, le frequenze giuste per ascoltare la radio. Per ascoltare la radio. Sarà la musica che gira intorno. Radio Amica in blu, tutta la musica che gira intorno. Ed eccoci qua, Fausto, prego. Stiamo parlando di questi playoff per quanto riguarda promozione A e promozione B. Leghiamo un pochettino la questione a quello che è successo in Serie D. Sappiamo che ci sono due calabresi che rischiano la retrocessione. Noi ci auguriamo che non dover avere nessuna retrocessione. Se dovesse scenderne una delle due, le vincenti e gli spareggi dei playoff dovranno fare l'ulteriore spareggio per quanto riguarda una sola promozione. Se invece malauguratamente anche l'altra dovesse scendere, non ci sarebbero altre promozioni, si fa lo stesso il playoff, però non ci sarebbero altre promozioni perché saranno ripescate poi eventualmente a settembre, perché lo spazio per le promozioni resterebbe ridotto a due, cioè le vincenti dei gironi. E io all'amico Flavio che è di Serra, con cui parlavamo prima durante la pubblicità, ho ricordato che noi siamo già presenti online con i servizi, quindi praticamente alla fine del servizio lui già se lo può rivedere, ed è quello che sta facendo costantemente. Quindi grazie alla regia e grazie anche a tutti quelli che sono tecnologici. Così pure chi invece si trova alla radio, basta che va sui 97.3 MHz di frequenza e ci siamo anche noi, può sentire la voce di Fausto Varano, può sentire i commenti di Domenico. Quindi siamo, come si diceva una volta, siamo qui, siamo là, siamo in tutta la città. Prima categoria, girone A, andiamo a vedere, qui invece si è giocato perché siamo ancora nel vivo del campionato. Bisignano Real Sant'Agata 1-0, Mirto Crosia Mendolaro 1-1, New Academy Geppino Netti 0-1, Praia Tortora Real Montalto 2-3, San Lucido Cetraro 6-5, Tavernese Ross City 2-1, Virtus Diamante Fuscaldo 0-0, ha riposato il Rocca Calcio. La conseguente classifica è quella finale della regular season: Praia Tortora 71, Real Sant'Agata 66, Real Montalto 63,
Rocca Calcio 44, Tavernese 42, Ross City 39, San Lucido 36, Bisignano 35 insieme a Geppino Netti e Mirto Crosia, New Academy 34, Fuscaldo 26, Virtus Diamante 24, Cetraro 18, Amendolara 15. Fausto, rossi, arancioni, blu e verdi. Intanto vediamo le immagini di Bisignano Real Sant'Agata. Allora, rossi sicuro, sappiamo che la Praia Tortora era già stato promosso. Oggi in pratica si è definita la griglia playoff, si sapeva già che l'avrebbero fatta Real Sant'Agata e Real Montaltofuco, bastava un pareggio al Real Sant'Agata perché aveva già tre punti, anche se ha perso oggi, quindi non gli serviva, era già stato qualificato. Piuttosto, per continuare quel discorso di prima, anche qui addirittura già sappiamo che si faranno gli spareggi tra le vincenti girone A, girone B, girone C e girone D. Dovesse retrocedere una calabrese, dovrebbero fare un ulteriore spareggio, cioè ce ne andrebbe al 2 giugno probabilmente qui. C'è da lavorare ancora. Invece nella zona retrocessione ci sarà solo un play out tra Fuscaldo e Virtus Diamante, perché il Cetraro, come ormai si prevedeva, si sapeva, era già stato retrocesso dalla settimana scorsa insieme alla Mendolara. E qui vorrei fare una domanda con risposta rapida a tutti e quattro i nostri ospiti. Qual è, dal punto di vista del calciomercato, il lavoro da fare sulla Serrese per l'anno prossimo? Partiamo da Giuseppe. Questo silenzio dice molto. No, per la seconda categoria secondo me ci vogliono due innesti a centrocampo, poi terrei la squadra così com'è. Assessore De Caria? Dipende da quelli che sono gli obiettivi che la società si prefigge. Michele Zaffiro? E come ha detto De Caria, dipende pure dalla categoria che vorrebbe fare la Serrese, con forse un ripescaggio in prima, e servirebbero, come dice Pisani, due a centrocampo e secondo me uno in attacco anche. E poi tenere Zaffino? Dipende Zaffino. E sentiamo Bruno Bertucci. Ma è tutto relativo a quello che vuole fare la società e il campionato che vuole impostare per il prossimo anno. Quindi Fausto, tutti abbottonati. Avevo ragione io, avevo invitato Albano, adesso invito anche Bellezza a tirare fuori i soldi e siamo a posto. Ecco, quindi, ecco. Ciao, sono il vostro inviato speciale Domenico Voci, volevo ringraziare tutta la redazione di Domenica Gol, grazie di averci tenuto in considerazione nella terza categoria, figurati Domenico, noi ringraziamo te. E eccolo qua, qui arriva come siete professionali, Giorgio e Fausto, fate i complimenti alla Serrese e al Soriano. E questo è mister Ranieri, che è uno che di calcio se ne intende, mister Alessandro Ranieri, e che soprattutto ci segue sempre e noi ringraziamo. Ricordiamo ai nostri telespettatori che noi siamo nati con la terza categoria, Giorgio, vero? Ti ricordi? Quando siamo nati 17 anni fa, proprio questo qui era il nostro scopo, dare i risultati di terza categoria la domenica sera. Quindi abbiamo visto anche quali saranno gli accoppiamenti per quanto riguarda la prima. Sì, l'avevo detto, io Fuscaldo Diamante, la Real Sant'Agata Real Montalto, la finale playoff. E possiamo andare in prima categoria girone B, andando a leggere quelli che sono i risultati che appaiono su tutti i nostri 15 visori che sono posizionati, ora ve lo confido, dopo un'intera stagione, in alto, perciò a volte mi vedete guardare il cielo, non è che non c'è il tetto. Ecco, Cerva Sporting Catanzaro Lido 1-3, Kennedy Campora 1-3, ecco, questa è la classifica, ma noi dovremmo prima, eccoli qua, Pallagorio Scandale 3-6, Real Rocca Bernarda Caccurese 1-2, Santa Severina Cus 1-2, Sillanum Comunicando 7-2, Stelle Azzurre San Mauro Marchesato 2-1, ha riposato la Nuova Rogliano. Classifica dopo 30 giornate, Caccurese 67, Nuova Rogliano 62, Sporting Catanzaro Lido 56, Campora Calcio 50, Real Rocca Bernarda 47, Scandale 46, Kennedy 40, Cus e Santa Severina 38, Sillanum 31, Cerva 30, 25 San Mauro Marchesato, 25 anche Stelle Azzurre, 17 Comunicando, 13 punti per il Pallagorio Calcio. Fausto, a te la palla. No, sì, in pratica aspettavamo questa giornata per stabilire quale delle due tra Campora e Real Rocca Bernardo
potesse arrivare a fare la disputa dell'unico playoff che si poteva giocare. Il Real Rocca Bernarda aveva lo scontro diretto con il campo, era già in difficoltà, in svantaggio diciamo, e quindi oggi oltretutto ha perso e quindi si è classificata quinta e non farà il playoff. Il playoff domenica prossima lo faranno Sporting Catanzaro Lido e Campora, e si giocherà al federale di Sala, al campo della federazione, e poi la domenica prossima, quindi 12, questa qui, il 19 ci sarà lo spareggio tra la Nuova Rogliano, che si è classificata seconda con la vincente di questa gara 1. Speriamo anche qui che non retrocedano società, come abbiamo detto prima, dalla Serie D, perché con una significherebbe che invece di 6 promosse ce ne sarebbero 5. In basso avevamo già detto domenica scorsa che Pallagorio e Comunicando erano già sul filo della retrocessione, è successo questo e quindi adesso l'unico spareggio che si deve fare è San Mauro Marchesato Stelle Azzurre, perché a parità di punti il San Mauro è in vantaggio negli scontri diretti contro le Stelle Azzurre, ecco perché alla fin fine oggi poteva anche permettersi di perdere. Benissimo, volevo chiedere all'assessore De Caria quali sono stati i festeggiamenti a Serra, si è mangiato bene, ci sono state grosse feste, fuochi pirotecnici? Vi è stata una grossa festa al campo, dove vi è stata una calorosa partecipazione, devo dire. Una cosa che mi ha fatto davvero piacere è anche la presenza di diversi tifosi provenienti dalla comunità di Filandari, tra cui anche il sindaco di Filandari, ci tenevano ad essere presenti. È stata una bella partita, è stata una partita all'insegna della sportività, correttezza da parte di entrambe le squadre. Certo, alla fine qualcuno doveva vincere, fortunatamente ha prevalso la Serrese. Al fischio finale ci sono stati dei festeggiamenti sia all'interno dello stadio comunale della Quercia, ma poi in serata dentro il paese, lungo le strade. Ma l'amministrazione ha pensato a qualche premiazione tipo tante cose? È una sorpresa. Sì. Fatta. Allora, sinceramente ci avevo già pensato e l'avevo anche comunicato a Michele, però era una sorpresa, però stasera la sveliamo. Mi dispiace di aver fatto uscire fuori la sorpresa. Penso sia doveroso da parte nostra di ringraziare i ragazzi, ma anche i dirigenti che quotidianamente si impegnano e danno il massimo per questa realtà. Quindi ci avevo già pensato insieme all'intera amministrazione, l'avevo comunicato a Michele e da qui a breve lo organizzeremo. E poi vedremo tutto su Facebook, Instagram, eccetera. Certamente. Perché certamente, comunicherà tutto Fabio Marino. Perfetto. Fausto, prima categoria, girone C. Questa sera stiamo vedendo un po' rapidamente tutti questi passaggi, però dando comunque il consueto chiaro panorama di quello che è successo. Fronti Bivongi 3-2, Girifalco San Calogero 6-2, Caolonia Nuova Valle 2-3, Chiaravalle Badolato 5-2, Ierax Atletico Maida 0-5, Monasterace Capo Vaticano 1-0, Pargheria Pianopoli 8-1, Real Mileto Vallata del Torbido 0-4. Vediamo come si pone la classifica dopo 30 giornate. Vallata del Torbido 73, Pargheria 71, Monasterace 70, Capo Vaticano 64, Atletico Maira 61, Bivongi 48, Fronti 44, Girifalco 42, Caolonia 38, Badolato 33, Chiaravalle 32, San Calogero 30, Nuova Valle 27, Pianopoli 26, Real Mileto 16, Ierax meno 1. E qui cosa c'è da dire, Fausto? E qui c'è da dire che, come avevamo annunciato, l'Atletico Maida, pur vincendo ai 10 punti di distacco, perché il Pargheria aveva una partita abbordabile con il Pianopoli, si sapeva che poteva vincere, era lo scontro diciamo tra la seconda e la squadra che doveva cercare di evitare il play-out con la Nuova Valle, da farlo in casa o fuori casa, ha vinto come si prevedeva il Pargheria e quindi ha mantenuto i 10 punti di distacco sull'Atletico Maida, che pur vincendo ovviamente contro l'ultima in classifica lo Ierax non riesce a qualificarsi per la disputa della semifinale di play-off. E mi fa piacere, lo faccio davvero con molto piacere,
salutare affettuosamente il direttore sportivo dell'Atletico Maida, Zaccone, che nonostante non avesse raccolto l'obiettivo prefissatosi, oggi attraverso i social ha pensato di mandare gli auguri alle squadre che si sono classificate, Parghelia, Monasterace, Capo Vaticano e Vallata del Torbido in particolare, che ha vinto il campionato. Davvero un bel segno di sportività da parte del, conoscevamo già la bravura di Zaccone. Grande fair play, sei un grande capitano merenda, ora portaci alla salvezza, grande gol, però quindi salutiamo anche il capitano della Nuova Valle merenda, e ora andiamoci a vedere quello che dovrebbe essere la partita Girifalco-San Calogero, che è finita con punteggio tennistico. Prego regia. Dopo partita di Girifalco-San Calogero terminata 6-2 per il Girifalco con le reti di Fodaro, doppietta di Vonella Leonardo, doppietta Quirino e gol del 6-2 dell'esordiente Valentino. Per il San Calogero invece doppietta di Monteleone. Siamo con il portiere del Girifalco, Roberto Stranieri, a cui chiediamo, conclusa nel migliore dei modi la stagione, con qualche rimpianto probabilmente. Diciamo che siamo partiti nel paese, il Girifalco ha unito dopo tanti anni due società, non era facile, soprattutto quando si trovano due società importanti, quando sono due società importanti, lo ripeto, che erano US ed Euro Girifalco, unire per il bene del paese. Questa unione, il primo anno dell'unione deve essere un anno di assestamento, non bisogna fare voli pindarici, altrimenti si rischia di fare una caduta con grosse conseguenze. Quindi il primo anno è andato bene, siamo partiti così, a rilento, poi dopo le feste natalizie ci siamo ripresi. E ricompattando il gruppo, rimettendo i pezzi del puzzle a posto. Dispiace perché, giustamente, sì, come avete detto voi, rimpianti, sì, però c'è stato un periodo dove si stava lottando per la retrocessione e mo dalle ultime 5-6 giornate eravamo tranquilli, quindi più di questo non potevamo fare. Assieme a noi il preparatore atletico Sgro e il vicepresidente Andrea Marinaro, buonasera. Buonasera. La stagione è ormai conclusa, come ha detto Roberto, insomma, abbiamo iniziato un po' con qualche difficoltà. Per fortuna dopo le feste natalizie ci siamo ripresi, questo è merito di tutti quanti, di chi oggi è chi ha concluso la stagione e ci è stato vicino soprattutto nei momenti di difficoltà. Quindi merito di tutti, grazie ai ragazzi, alla società, ai miei colleghi, al mister, al preparatore atletico che è qua con noi, il giovane Nicola Sgro, a tutti quanti. Grazie. In compagnia del capitano del San Calogero, Grillo Salvatore, chiediamo, una brutta sconfitta, ma la squadra era parecchio rimaneggiata e il risultato ormai non aveva più senso, nel senso che eravate già salvi. Sì, salvi già da, se non erro, da due giornate. Diciamo che siamo arrivati a quest'ultima giornata anche demotivati, sì, a parte le assenze di alcuni ragazzi, ma tutto sommato è finito questo campionato, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, quello prefissato a inizio campionato, e va bene così. Dispiace per la sconfitta ovviamente, ma ci sta, anche perché da un po' di giorni che non andiamo in campo per gli allenamenti, però dai. E bisogna però ripartire già dai giovani il prossimo anno con nuovi obiettivi. E
e noi dobbiamo anche salutare Roberto Stranieri, che in settimana è stato colpito dal grave lutto e la perdita del padre, quindi gli siamo vicini, perché oltre a essere un vero calciatore con grande professionalità è soprattutto un bravo ragazzo e noi gli vogliamo bene. Però the show must go on, sì. E quindi un saluto a Roberto Stranieri. Ciao Roberto. A questo punto volevo chiedere, sempre con una domanda circolare fatta a quattro, che diventa un po' difficile dal punto di vista geometrico, Bruno, il ruolo delle donne della Serrese, fidanzate, mamme, mogli, penso che sia importante anche quello in un campionato vittorioso. Sì, diciamo di sì, perché io con la mia esperienza personale ho avuto mia moglie che è venuta a sostenermi con i miei figli, ed è una cosa bellissima da vedere il sostegno della famiglia, delle ragazze, delle compagne, dei giocatori. Noto con piacere che una squadra di sposati la Serrese. Sentiamo, no, Michele. Michele Zaffini. No, abbiamo parlato prima del compagno, no? È una battuta. Michele. No, è molto importante. Io ho avuto la fortuna di avere vicino sempre mia cognata Vanessa, tante amiche, tante cugine anche. E quindi è molto importante. Sì, ringraziamo Dio. sì, ed è molto importante, ma anche non solo delle donne, ma di tutto il pubblico. Ringraziando davvero tutti, perché ci sono stati vicini dal primo minuto fino all'ultimo. Assessore, quindi, ma in comune ci sono anche in giunta donne, o siete tutti uomini? Sì. No, non ce l'ho pensato. Anche che donne di serra sono toste, che io sappia, sono donne in gamba. Abbastanza. Non puoi esprimersi molto stasera, capito perché? Abbastanza. Quindi, come tutti i supporti sono importanti. In particolare, poi sicuramente risponderà Giuseppe, anche il ruolo delle mamme è importante, considerando la vicinanza e il lavoro che devono fare a casa. Quindi. Giuseppe. Sì, come mi ha già preceduto Francesco, io di altre donne non posso parlare, però posso parlare del primo amore della propria vita, che è quello della mamma. Ci vedi tutti d'accordo. No, poi... A preparare la maglietta già pronta. Già no, è vero, anche perché fosse stata al suo posto mi sarei sbattuto fuori da solo, cioè fu all'incontrario, perché portare sempre a casa i vestiti sporchi di terra, quindi cerca intasare la mamma? Maria Concetta. Saluta signora Maria Concetta, è una santa. Intasare la lavatrice, tante cose, quindi non so ancora come non mi ha sbattuto fuori. Le donne sono sempre fondamentali. Intanto è arrivato un messaggio che ci fa piacere. Buonasera, vi vorrei informare che la Fiorentina 10 bis, che è una squadra che ci sta simpaticissima e a cui siamo stati vicini, è stata invitata a Pesaro per difendere il titolo di campione d'Italia vinto lo scorso anno, e sarà a Pesaro nei giorni 28, 29 e 30 giugno. Viene Fausto a seguirvi in diretta. Sì, se aspetto Franco che mi chiama, l'anno scorso volevo andare veramente. Comunque, davvero un bel traguardo, perché l'anno scorso hanno vinto il trofeo WISP per quanto riguarda e gli amatori, quest'anno non hanno vinto il campionato, però giustamente come campioni uscenti sono invitati a difendere il titolo e anche a consegnare la coppa. Portala Franco, mi raccomando, non te la tenere qui. Portateci la coppa. Prima categoria, girone D, andiamo a vedere nel girone del Regino cosa è successo in questa domenica. Sapete che qui tifiamo tutti per il San Giorgio. Scillese San Michel 2-0, Borgo Grecanico Calcio Ravagnese 2-0, Forti Tudor Real 3-0, Bovese Ludos Vecchia Miniera 5-2, Propellaro Deriese 2-0, Rosarno San Roberto 4-0, San Gaetano Catanoso Bianco 2-2, San Giorgio Palizzi 4-2. Conseguente classifica: Calcio Ravagnese 68, Propellaro 65, Rosarno e San Giorgio 62, Polisportiva Bovese 56, Deliese 54, San Roberto 41, San Michel 40, Borgo Grecanico e Fortitudo 39, Scillese 37, Palizzi 33, Bianco 31, San Gaetano Catanoso 26, Ludos 16, Real 6. Vediamo quali saranno gli accoppiamenti prima di andare al servizio, gli accoppiamenti vediamo prima il servizio, sì, cosa sì, ci facciamo. Propone la regia. Ecco, gli accoppiamenti: Propellaro Bovese, San Giorgio Rosarno e poi i playout Bianco San Gaetano. San Giorgio Rosarno hanno gli stessi punti, ma il San Giorgio è in vantaggio negli scontri diretti con il Rosarno, per cui è terzo. E prima del commento di Fausto vediamo questo Borgo Grecanico Ravagnese col risultato di 2-0. Prego regia.
Giuseppe Aquilino, grande giocatore di qualche stagione fa e anche come allenatore sta andando alla grande. A lui un commento di questa partita in maniera veloce possibilmente e anche riassuntivo della stagione. E allora intanto faccio i complimenti al mister Cormaci e a tutto il buon cronocranico per l'accoglienza ricevuta e faccio anche a loro i complimenti per il raggiungimento della salvezza. Per quanto riguarda questa gara, era una gara di fine stagione, sia noi che il Borgo abbiamo cercato di dare spazio a chi ha giocato meno, come era giusto che sia per i vari calciatori che non sono stati impiegati durante l'anno. Per quanto riguarda il campionato, niente, abbiamo vinto un campionato importante dove i numeri ci danno ragione con il miglior attacco, migliore difesa. Anche oggi abbiamo dimostrato di tenere sempre alla nostra società, dando ampio spazio ai vari ragazzi che sono stati impiegati meno, cercando di dare soddisfazioni anche alla nostra società che dall'inizio di agosto ha portato a termine, credo io, l'obiettivo primario che era la vittoria del campionato. Perciò un plauso ai ragazzi, alla società tutta e ancora mi preme ringraziare in prima persona Antonio Cormaci per l'ospitalità che ci ha rivolto oggi. Grande Ravagnese che ha strapazzato il campionato, ne parliamo con il signor Verducci. Verducci? Sì, direttore generale. Verducci come? Vincenzo. Vincenzo Verducci. Sì, io mi unisco alle parole del mister che ha ringraziato la grande ospitalità che ci ha riservato oggi il Borgo Grecanico dell'allenatore Cormaci. Merito è una piazza che non dobbiamo dire nulla sul merito perché ha fatto la storia del calcio insieme a tante altre piazze. Noi oggi concludiamo un campionato entusiasmante che ci ha visto protagonisti per tutta la stagione, sia nel girone D di promozione dove abbiamo raggiunto la vetta alla quinta giornata e non l'abbiamo più mollata. E peccato per quella finale di Coppa Italia sciupata al 123esimo con un rigore calciato fuori, ma resta un'annata strepitosa e mentre Peppe prima dava i meriti a noi società, io mi preme ringraziarlo pubblicamente davanti a tutti perché abbiamo avuto un mister che ha saputo creare una squadra scegliendo tutti i giocatori, scegliendo i suoi soldati. Non era facile dopo aver costruito una squadra di sana pianta rinnovata al 100% perché avevamo fatto un'epurazione totale rispetto allo scorso anno e c'era questa difficoltà, avevamo paura dell'amalgama, ma lui e il suo staff sono stati eccellenti nel saper creare un giocattolo meraviglioso che ci ha portato a una vittoria del campionato. Per il futuro? Per il futuro sembra strano dirlo, ma la società è già al lavoro, stasera stesso avremo un primo incontro perché chi vuol fare bene o quantomeno a maggio deve essere tutto fatto. Se non a maggio alcune cose sicuramente le faremo più avanti, ma bisogna sedersi già intorno a un tavolo e programmare perché ci aspetta un campionato che non conosciamo come società, perché saremo una matricola, il Ravagnese manca da 25 anni dal campionato di promozione e vogliamo fare sicuramente un campionato dignitoso per ben figurare al cospetto di piazze importantissime che già militano in questo girone da tantissimi anni e che possiamo solo imparare dalle altre società. Ed eccoci qua, siamo tornati. Stavo pensando, Fausto, che dobbiamo anche commentare questo girone di prima categoria D, oltre che vedere i riflessi filmati. Come sai fare tu, con due pennellate? Sì, no, qui è uno dei pochissimi gironi in cui si disputano i playoff per intero, perché ci saranno tra la Pro Pellaro contro la Polisportiva Bovese, che è riuscita a mantenere i 9 punti di distacco, per cui farà il playoff, mentre il San Giorgio, come dicevo prima, giocherà contro il Rosarno per gli scontri diretti. Nella zona bassa, ma questo già si sapeva da alcune domeniche, ci sarà lo scontro tra Bianco e San Gaetano. Oggi c'è stata una partita proprio tra queste due squadre che è finita 2-2, però la vera partita sarà quella che si giocherà a Bianco domenica prossima. E intanto, visto che dovremo fare parecchi ringraziamenti, io incomincerei, Fausto, se tu sei d'accordo, a ringraziare Stadio Radio, Interforze Città di Maida, Reggio Sport, Merito TV e in particolare a fare gli auguri a quel rappresentante di Interforze Città di Maida che oggi festeggia il compleanno. Quanti anni fa, Francesco? Auguri, Francesco, non so quanti anni fa, ma è giovane, sicuramente è giovane, noi gli facciamo tanti auguri e nel ringraziarlo per tutto l'affetto che ha per noi, per i servizi che domenicalmente ci manda
e davvero per la passione che ha per questo sport. E sai Giorgio, vedi, oggi ho notato proprio sui social che è amato, viene rispettato e amato da tantissime persone, perché un mare di persone hanno fatto gli auguri a Francesco oggi e noi gli rinnoviamo dai nostri microfoni. Grazie Francesco per tutto quello che fai, sì, per noi e per il calcio. A giudicare dalla passione e dall'entusiasmo a massimo 16-18 anni, ed ecco che è arrivata la foto, ecco come le mogli sostengono i propri mariti. Ecco, Bertucci 3, quindi un saluto alla signora. Voglio fare un... inquadratura. Ecco, eccola qua, quindi perché ci diceva Michele Zaffino che... Ma lei non è quest'estate che è inquadrata, no, non è la, no, la moglie di Bertucci. Dovrebbe essere... È la ragazza dell'assessore. No, signora, un saluto, perché non siete microfonata, ora vi rinquadrano e vi stiamo inquadrando. Con la manina, ciao, eccola. Ecco qua. Anche... ora piano piano, perché i nostri tecnici stanno facendo, c'è Michele Zaffino che lo vogliamo come regista l'anno prossimo, eccolo qua, Flavio Marino picture in picture sta facendo su Instagram il servizio, e quindi viene ripreso, e noi ringraziamo appunto anche la nostra regia, e quindi possiamo incominciare a ringraziare Sasai Apello, Antonio Mauro, Antoluca Franco, per non dimenticare Pasquale Lentini, Elisa Giampà, Salvatore Cossari, Pepe Rossanò, Gino Comi, e sicuramente quando uno si imbarca a fare tanti nomi, Chetti Riolo, Giorgio Moriello, sicuramente ne dimentica Pasquale qualcuno. Pasquale Lentini l'ha detto? Detto. Francesco, ecco, Plantera. Ce l'ho. E poi abbiamo il pool di super esperti che abbiamo già ringraziato, Emilio Lupis, Vincenzo Tarzi e Mimmo Toscano, e permettetemi quello del mio preferito, Pietro Mosella, The Voice of the Volley of Soverato. Però è ancora presto per andare a fondo con i ringraziamenti, dovremmo passare ora alla seconda categoria e vediamo quali gironi ci vengono proposti. Seconda categoria B, Fausto, mentre c'è questa slide tu potresti commentarlo. Sì, questo in pratica era un campionato che già è chiuso dal 14 di aprile, si sono giocate domenica scorsa, come vedete, le semifinali dei playoff. Oggi c'è stata soltanto la finale e i Diavoli rosso-blu hanno vinto e battuto, anzi hanno pareggiato con la Vigor 1919, però essendo in posizione migliore rispetto alla squadra lametina, vincono ufficialmente il playoff e sono promossi in prima categoria. Invece nella zona bassa della classifica, dopo aver perso domenica scorsa contro lo Sporting, la Nuova Figlina è riuscita a mantenere inviolata la porta 0-0, è agevolata dalla posizione in classifica, e quindi la di Pignano viene retrocessa in terza categoria. Voglio fare un saluto in particolare a mio cugino Bruno Bertucci e voglio fargli una domanda, questo dovrebbe essere Nazareno, se il prossimo anno sarà con noi a giocare un altro campionato, quindi calcio mercato, ora Bertucci si deve impegnare, forse si dimezzerà anche lo stipendio. Non lo so per gli impegni familiari, se sarò di nuovo con loro, vedremo. Nazareno ha fatto una domanda precisa, comunque, va bene, lasciamo col dubbio. Intanto volevo dire questo, sì, dato che siamo all'ultima puntata, anche se non l'abbiamo seguita per tutto il campionato, nella seconda categoria, nel girone A, quello di Rossano, la Riviera dei Cedri ha battuto la Nuova Polisportiva San Demetrese ed è stata promossa in prima categoria, mentre per quanto riguarda il play-out, lo Spezzano, che ha perso in casa contro l'amica Rossano, viene retrocesso. E intanto ci arriva una notizia: Caserta contro Orvieto sarà la finale volley, e questo è un fatto importante perché Soverato ha perso con Caserta, sarebbe un po' come se l'Ajax vincesse la finale Coppa dei Campioni. E sareste contenti voi juventini? No, io parlo di volley, perché, quindi siete contenti, però che... significa che Caserta veramente, come ci ha detto sempre Pietro Moselle, non solo lui, anche il presidente Matozzo, era un osso duro. Cos'altro abbiamo di seconda categoria, regia? Vediamo, da far commentare a Fausto Varano che sta tutto di tutto su tutto. Eccolo, la seconda categoria è girone C. Sì, anche qui è un campionato che in pratica ha finito oggi, dovremmo dare prima i risultati e la classifica, regia, se ce li abbiamo. Se non sono pronti lo dico io, questa comunque è la videata finale, perché in effetti, se volete li posso leggere io, sì, se non li abbiamo.
Ce li abbiamo. Sì, no, ci sono, eccoli. Albi Atletico Silvia Menina 3-3, Amaroni Prasat 0-0, Marcellinara Real Fondo Gesù 2-2, Rocca di Nettolo Città di Guardavalle 4-1, San Pietro Apostolo Sofome 1-0, Sersalese Caraffa 2-2, Zagarise Magisano 4-8. E quindi ci sarà anche la classifica a sì. questo punto. E andiamo a vedere se Atletico Silvia Menina 58, Caraffa 52, Rocca di Neto 47, Sofome 44, 39 per Guardavalle, 36 Albi, 35 Marcellinara, 31 Real Fondo Gesù e Magisano, 29 Prasa e Amaroni insieme a San Pietro Apostolo, 27 Sersalese, 17 Zagarise. E ora c'è il commento di Fausto. E allora, in testa vediamo che la città di Guardavalle non ce l'ha fatta a raggiungere i playoff, perché anche vincendo oggi sarebbe arrivata a 52 punti, quindi ci sarebbero stati a 42 punti, chiedo scusa, i 10 punti di stacco dal Caraffa, quindi il Caraffa non fa la semifinale e aspetterà lo scontro tra Rocca di Neto e Sofome, poi quindi il Caraffa giocherà la finale il 19 di maggio. In coda abbiamo avuto addirittura tre squadre che sono finite a 29 punti, quindi qui si è dovuto fare un po' il conteggio della classifica avulsa, che ha dato questo, se non abbiamo sbagliato qualche conto lo verificheremo, comunque ha dato questo esito: il Prasar che ha 29 punti ha giocato oggi e pareggiato con Amaroni, giocherà in casa con la Sersalese, l'Amaroni mantiene la posizione di giocare in casa con il San Pietro Apostolo. E allora continuiamo l'excursus sulla seconda categoria, vediamo cosa segue come tabelle preparate appunto alla nostra regia, eccole che arrivano. Dovrebbe esserci il girone D, quello di Vibo. Eccolo qua, e qui anche, prego Fausto, anche vedo due verdi e un rosso. Anche qui c'è stata una giocata finita il 14 di aprile, c'erano stati gli scontri domenica scorsa con il Real Pizzo che era andato a vincere a Nicotera, però non è riuscito a vincere anche contro il Real Mortilla, ha pareggiato, però il Real Mortilla acquisisce la promozione vista la posizione migliore secondo in classifica alla fine del regular season. In coda il Napizia perde con il Sant'Onofrio domenica scorsa, oggi invece si rifà contro la Polisportiva Lamezia e la manda in terza categoria, mentre il Napizia si salva. E vediamo ora, questa dovrebbe essere la seconda categoria, dovremmo arrivare alla terza categoria. Se vuoi io ti posso dare anche, visto per concludere, chiudere i gironi della sì. seconda categoria. Qui abbiamo quello una, è, se non vado errato. Abbiamo ancora l'ultima giornata che si è giocata oggi, il girone E, eccola qui. Atletico Melicucco, vai. No, beh, questa la facciamo leggere mentre la commenti, la leggono direttamente i tifosi. Cos'è successo? Niente, è successo che in effetti in pratica il campionato è finito con la Cinque Frondese e l'Atletico Melicucco che sono state direttamente promosse perché hanno 62-61 punti, il terzo ne ha 49, quindi già ci sono i punti, i 10 punti di distacco, e quindi vengono promosse matematicamente. Mentre in coda ci dovrebbe essere lo spareggio tra Villa San Giovanni e Campese in base alla posizione in classifica rispetto al varapodio. Perfetto. E quindi io avevo ansia di arrivare in terza categoria per poter approfondire ancora con la Serrese. Vediamo però quale dei gironi ci viene proposto ora dalla regia. Questo è il girone D, Comprensorio Lago Calcio Platania 1-6, Fronti PSG Calabria 1-3, Maida Libertas Scuringa 0-7, Martirano Audace Decollatura 4-1, Colosimi Conflenti 0-0, Vena Biancoverdi Lamezia 1-7. Vediamo la classifica per quanto riguarda il girone D. Biancoverdi Lamezia 52, PSG Calabria e Platania 51, Libertas Scuringa 44, 33 Martirano Lombardo, 28 Excalibur, 27 Audace Decollatura, 26 Nuova Indomita Colosimi, 25 Comprensorio Lago Calcio, 24 Conflenti, 9 Vena, 5 Maida. Qui non si retrocede però Fausto. No, qui non si retrocede, c'è il finale di campionato, come dici tu, se la classifica, se la, eccola qui, lui è Biancoverdi, la Mesia vengono promossi e ci sarà questo playoff tra Platania e Libertas Coringa, chi vincerà dovrà andare ad incontrare il PSG Calabria.
volevo dirti, dato che siamo in ultima trasmissione, che né girone A né girone B i campionati ancora non sono finiti, perché finiscono il 19 di maggio. Questa partita qui, nel girone C, avremo lo spareggio promozione tra Mesoraca e Cistato. Mesoraca e il Real Vaccarizzo ha vinto il Vaccarizzo, viene promosso, invece ci saranno i playoff finale in questo caso, perché come sappiamo, come è successo anche per la Serrese, ci sarà soltanto una partita di finale, essendo tre le promozioni. Ci sarà Mesoraca, Atletico Belvedere e Casabona contro la Savellese, che si sono giocate oggi. In questo momento non ho l'opportunità di darvi i risultati, però nel corso della trasmissione, prima di finire, ve li do. Hanno giocato senza dire il risultato a Fausto Varano, questo è grave. Ed eccoci qui, allora abbiamo Amarcord Ponte Grande, Gimigliano 6-1, Città di Tirolo Mac 3 2-3, Davoli Academy Cuturella 9-1, Gasperina Simeri Crichi 10-0, Petronapoli Sportiva Palermiti 6-3, Serra Stretta Santa Caterina 3-0. Questo è il girone E della terza categoria. Davoli Academy 57, Gasperina 54, Gimigliano 53, Cuturella 38, Città di Tirolo e Petronà 28, Amarcord Ponte Grande 27 insieme a Life Simeri Crichi 19, Mac 3, 16 ma Palermiti, 13 Serra Stretta, 9 Santa Caterina messa fuori classifica. Se la regia recupera, c'era anche un messaggio sulle feste a Gimigliano, se non vado errato, qui ecco, a Santa Caterina e a Gasperina. E quindi Fausto, qui tu c'eri? Abbiamo già messo domenica scorsa tre verdi direttamente, perché sono Davoli, Gimigliano e Gasperina, perché già sono state promosse avendo 10 punti di stacco sulla Cuturella, che si è classificata quarta. E allora, visto che me lo dà l'opportunità, ti dico che quelle partite di cui dicevamo poco fa sono state vinte dal Belvedere a Mesoraca 2-1, e quindi il Belvedere è promosso, e dal Casabona contro la Savallese 2-0, ed è promosso il Casabona. E quindi questa intanto è la festa di Gasperina. Ecco, mentre voglio... Il prossimo anno starà con noi e ci farà altri 31 gol Michele Zaffino, mentre vediamo anche la festa del Gimigliano ci risponde qui. 31 gol sono tanti. Speriamo di sì, dipende tutto dal progetto che ha in mente la società e vedremo. Ora pensiamo a festeggiare, che come ha detto l'assessore De Caria, i festeggiamenti non sono finiti e poi si rivedrà dopo a mercato aperto. Benissimo, e quindi anche Gimigliano è in festa, e questo è il lato bello del calcio, Fausto. Quello... La terza in classifica, perché ho già perso, mi pare, vabbè, aveva poco da dire contro il Ponte Grande, ha perso, però alla fine ha consentito a Gasperina di arrivare secondo. Fausto, e facciamo anche un ringraziamento alla proprietà, Anselmo Greco, Giacomo Condò, Pino Lentini, Antonio Mauro, che ci permettono poi alla fine di dare tutte queste notizie e di divertirci, perché S1 TV. Sì, senz'altro lo abbiamo già fatto, sono persone che pur se non vedete, pur se non... E forse è meglio se non li vedo. Abbiamo il piacere, no, insomma, come no, abbiamo dietro le quinte, però ci danno un supporto che davvero ci è di aiuto tantissimo per questa trasmissione. E invece voglio vedere, finalmente siamo arrivati alla Serrese, regia. Siamo arrivati, i risultati, ecco, li abbiamo dati domenica scorsa, però. Quindi non abbiamo videate, dobbiamo soltanto festeggiare. E allora, Giuseppe, che campionato è stato quello della Serrese? Quando è che avete avuto paura di non farcela e quando invece avete saputo, dice, questo è l'anno giusto, come pensavamo? Paura di non farcela non credo, perché c'era molta fiducia. Oddio, dopo le prime giornate... Dopo le prime giornate, il bello è stato proprio questo, perché dopo le sconfitte delle prime giornate tutti ci davano per spacciati. 5 mi pare, se non mi sbaglio. 4 in 5 partite. Sì. Poi tramite alcuni innesti, tramite il rientro di Michele, chi altro è rientrato? Bruno Bertucci, abbiamo cominciato questa grande scalata. Infatti dalla quinta giornata fino all'ultima partita, se andiamo a vedere tutte le partite, noi abbiamo fatto più punti dalla prima in classifica. Quindi c'è dopo, sempre stata consapevolezza. Dopo, diciamo, la prima vittoria abbiamo cominciato a prendere un po' di fiducia e la convinzione di potercela fare, e alla fine il campo, il verdetto ci ha dato ragione. Giuseppe, io non ti voglio dare contro, ma ricordavo bene, 5 sconfitte consecutive le prime 5 giornate. No. La sesta avete vinto contro lo San Costantino. Qua praticamente alla quarta giornata abbiamo vinto col Filandare.
Fausto, mi permetto di dire 1. Che sui risultati della Serrese forse Giuseppe riesce... Quindi 3, giusto, allora ne avete perso 3, avete vinto... Ecco, io alla quarta giornata abbiamo arrivato alla prima vittoria, poi l'ultima sconfitta credo che è stata proprio a Zungri. Quella lì, sì. No, è quella in casa con l'Orsigliati. Sì. Ecco, così come Fausto Varano sa tutto di tutto, permettimi di Giuseppe Pisani, magari si ricorda anche i minuti sue, in cui sono stati segnati i gol della Serrese. No, ho guardato la quinta perché mi ricordavo la quinta sconfitta. Alla quinta c'era stata la sconfitta con il Zungri, quindi poi invece avevate vinto alla quarta, giusto? Voglio ringraziare uno a uno quello che hanno fatto per me, soprattutto alla società, mi hanno scelto e voglio ringraziare Giuseppe Pisani, la foto e tutto il resto. Penso sia sempre Nazareno questo, sì. Assessore De Caria, quindi è stato un campionato importante. La Serrese come città e come squadra, insomma, merita palcoscenici sempre maggiori. Io, come ho già avuto modo di dire, spero che sia il punto di partenza per il rilancio dello sport. Oltre al calcio ci sono delle realtà importanti e spero che questo sia il punto di inizio del rilancio di tutti gli organismi sportivi. Ma coinvolgendo sempre persone di serie, cioè partendo dal nocciolo duro serrese, anche se poi sono ben visti tutti i giocatori. Io intendo aprire una discussione abbastanza chiara anche con la società, discutere, dare anche il mio supporto per quella che è la mia esperienza e la mia conoscenza e competenza acquisiti durante il periodo di formazione. Michele, e anche qui, quando sei arrivato tu, insomma, si è girata pagina, però tu avete giocato come squadra, più che avere il singolo fortissimo, però è stata la squadra che ha funzionato. Sì, il singolo cambia ben poco, cioè se non rispondeva la squadra non si arrivava da nessuna parte, infatti la forza nostra è stata essere uniti diciamo dopo le prime tre partite, perché là si è iniziato a costruire la squadra, quindi è stata una vittoria di gruppo, non di un singolo, e hanno proprio contribuito tutti davvero alla grande. E invece a Bruno vorrei chiedere, c'è stato un momento in cui nello spogliatoio è servito da parte di qualcuno dei più esperti, del mister, un bel cazziatone che poi ha riportato le cose a posto, o è stato sempre che tutto tranquillo, zucchero e dolci? No, non è stato tutto tranquillo, ci sono state delle discussioni per i risultati che non venivano all'inizio, poi sono state delle discussioni. Diciamo in generale, discussioni, ecco. No, ci siamo rapportati tutti con il capitano, gli altri giocatori, per quello che andava e non andava, e abbiamo visto cosa dovevamo fare, cosa dovevamo cambiare per poter arrivare al nostro obiettivo, e così è stato. Fausto, ma tu una domanda cattiva in questo giorno di festa non gliela fai alla Serrese? E come fai a fare una domanda cattiva a una squadra che ha giocato così bene quest'anno? No, il pensiero è sempre lo stesso, perché effettivamente loro hanno fatto un buon campionato, perché per non ripetere quello che abbiamo detto prima, all'inizio pensavamo davvero che fosse difficile, poi avete davvero cominciato a giocare molto bene con Zaffino. Quante gol hai fatto alla fine? 32 gol in quante partite? In 13. In 13 partite, quindi abbiamo una media di due gol a partita, oltre due gol a partita. Ecco, giustamente vi diceva Giorgio, non avete mai avuto dubbi, ma la certezza che ormai ce l'avreste fatta, quando è stata? Quale partita è stata la svolta? Secondo me dopo la quarta giornata. Io, come avevamo già detto alla trasmissione precedente, quando siamo stati qui, ho detto che vincevamo il campionato. Mi sono sbagliato perché il campionato non è stato vinto, però sono stati vinti i playoff. E quindi soprattutto è da lodare anche la vostra attenzione anche al mondo della comunicazione. Avete fatto il pellegrinaggio a San Bruno? Di solito quando si vince un campionato uno va a fare... Vabbè che lì è vicino a piedi. Troppo lontano. Troppo lontano. Comunque, Fausto, ora permettimi... Per noi che siamo da fuori, quando veniamo siamo vicini, ce la facciamo a piedi. Permettimi una domanda ora io a te. Io ho preso due appunti, 24 puntate, oltre 50 ore di diretta, 120 ospiti, 168 servizi, visualizzazioni che a un certo punto mi sono scocciato di contare, magari lo saprà Sasà Iapello, lo saprà Flavio, eccetera. Contatti su Instagram. Quest'anno ci siamo divertiti, ma soprattutto abbiamo avuto un bellissimo rapporto con tantissima gente. Penso che questo possa essere una chiave di lettura di questa stagione. Sì, sicuramente. Allora, facciamo così, prima di chiudere ti do gli ultimi numeri. Nel girone G di terza categoria, ripromossi direttamente Real Cittanova e Santa Cristina, ci sarà una finale playoff tra Sport Palme 2018 e Drosi 2016.
Sì, è stato, ma questo come gli altri anni, come gli anni precedenti, io l'ho detto già tante volte, per noi è sempre stato un piacere e il fatto di poter contare su tanti amici ci ha dato la spinta di andare avanti. Tu immagina che avremmo dovuto fare o trasferte o partite su campi dove non venivamo ben accetti, ben accolti o stimolati, avremmo chiuso probabilmente al secondo anno, non avremmo più fatto né 17 né 10 né 4, insomma. Siamo riusciti, abbiamo avuto anche noi i nostri difetti, sicuramente chi non opera non sbaglia, si dice in questi casi, però siamo riusciti davvero a portare avanti questa trasmissione davvero felicemente e sono contento, proprio come dici tu, di aver avuto tanti amici, perché sono quelli che alla fin fine servono. Io l'ho sempre vista così il calcio, un modo per conoscere persone, parlare chiaramente quando c'era da parlare chiaramente, dire critiche. Io più di una volta sono stato criticato, la cosa che mi ha fatto piacere, l'ho detto tante volte, che in una partita venivo criticato da una tifoseria e dall'altra, vuol dire che avevo operato bene, perché oppure alla fin fine dicevi proprio cose sbagliate oppure dicevo poche cose sbagliate, quindi alla fin fine è stato questo. Resta, sì, scusami, resta, lo faccio adesso prima di chiudere, resta l'amaro in bocca, l'amarezza per quelle purtroppo tristi vicissitudini che abbiamo dovuto subire. Noi abbiamo continuato nel ricordo, nella memoria di due persone che sono state un po' l'anima portante di questa trasmissione, Franco Condò e Antonio Alcaro, che purtroppo non ci sono più, però ci hanno stimolato davvero tantissimo ad andare avanti. E sono sicuro che vorranno che noi possiamo ancora continuare nel loro nome. E anche loro vanno in diretta su Teleparadiso sicuramente, perché certo, la loro passione era indescrivibile e continua a essere. A proposito di amici, permettimi anche di salutare un amico, Gianni Romano, col quale ci siamo sentiti anche oggi e che è un altro di quelli innamorati del calcio. L'ultimo sì, giro di parole lo farei sempre con i nostri ospiti della Serrese. Un messaggio finale: siete i nostri ultimi ospiti, i nostri amici e i nostri telespettatori, quindi ci piacete tantissimo. Prego Giuseppe. Vi ringraziamo per averci invitato qui questa sera, siamo molto onorati di aver fatto parte di questa trasmissione, di aver conosciuto delle persone veramente squisite come lo siete voi e vorrei farvi un in bocca al lupo per le stagioni ad avvenire. E noi ti abbiamo apprezzato perché sei veramente un bravissimo ragazzo. Assessore, grazie a voi. Io in campo, ma se, quello è il ruolo che secondo me quello, avendolo conosciuto, là ci stanno responsabilità dell'arbitro, perché è la seconda volta che lo vedo. Ma non torniamo su quell'argomento. Assessore Francesco De Caria. Sì, anche io mi associo alle parole di Giuseppe Pisani, mi complimento con voi per la trasmissione e vi ringrazio per tutto quello che avete fatto. Confido e sicuramente ci sarà modo di confrontarsi in merito a quello che riguarda l'aspetto sportivo e si accettano anche dei buoni consigli sempre per rilanciare l'attività sportiva. Grazie. Michele? Io vorrei farvi anche i complimenti e ringraziarvi per averci ospitato ben due volte, sperando in cose future. Permettimi, Giorgio, devo salutare proprio un mio carissimo amico Bruno Masceri e tutto lo staff di Caffè in Piazza e anche Giuseppe Tassone e la Lumera. E in più voglio ringraziare anche mio cugino Francesco Vellone, che è venuto anche stasera qua con noi, e soprattutto mio fratello Salvatore Zaffino. Benissimo. E Bruno? Allora, un grazie a voi che ci avete ospitato stasera qua, a tutti i componenti della squadra, pure quelli che non ci sono, a tutto il pubblico che ci ha sostenuto, e di fare così pure il prossimo anno, di incoraggiare una grande Serrese il prossimo anno. Perfetto, quindi Fausto, tu hai detto tutto quello che ritenevi opportuno. Sì, ci avviamo alla conclusione. Non mi pare fare ulteriori pistolotte, dobbiamo soltanto ringraziare tutti quanti e dire chiaramente soltanto quello che dico sempre io, poi tu chiuderai. Sicuramente noi come sempre ci mettiamo il volto, loro ci mettono il lavoro, grazie a quelli che stanno al di là delle telecamere e nella regia. E infatti, che abbiamo già ringraziato prima, io l'ultimo che voglio ringraziare è proprio il nostro opinionista Fausto Varano. Siamo talmente diversi da essere complementari e di questo ti ringrazio, Fausto. Grazie a te, Giorgio. A questo punto non faccio pistolotti, non vi preoccupate, con l'assenza
l'assenso e quindi il consenso dell'assessore De Caria, inviterei la fidanzata dell'assessore un attimo qui a chiudere, perché abbiamo bisogno di un volto femminile per salutare i nostri telespettatori. Dare la pubblicità, ecco, finale. Non impalliamo la telecamera con Michele. Senza parlare, solo un volto femminile, perché dobbiamo... Ecco, Michele Zaffino si è mosso, prego, qui, perché, ecco, semplicemente abbiamo l'ok dell'assessore. No, lo salutiamo, ora siamo proprio sul filo. Io la ringrazio della pazienza, perché stare qui senza essere protagonista è dura. I nostri telespettatori vorrebbero essere salutati per l'anno prossimo da un bellissimo volto femminile, quindi ci vediamo l'anno prossimo con Domenica Gol, e la ringrazio perché l'ho presa di sorpresa col microfono su quella telecamera. Vi salutiamo e vi aspettiamo l'anno prossimo. Ok, vi salutiamo e vi aspettiamo l'anno prossimo. Grazie, grazie. È stato bellissimo. È stato bellissimo. Grazie, buonasera a tutti. Ciao. In collaborazione con...